Roma all'uscita dal Quirinale, si avvia a piedi, circondato da un nuvolo di agenti che si stringono le mani a cerchio, come si usa anche al meeting di Rimini, per proteggere i politici dalle telecamere. Non risponde a nessuna domanda e si illumina solo quando si cita il Napoli, inteso come squadra. Del resto, ha già perso il suo aplomb istituzionale su Twitter, con un grande Napoli. Davvero grande. Che difficilmente poteva essere nelle corde dei suoi predecessori, da Pietro Ingrao a Oscar Luigi Scalfaro. Ma tira aria nuova a Montecitorio e Roberto Fico incarna il suo ruolo con un piglio serio ma non serioso. E quando è il caso si lascia andare. E così non si tira indietro al parallelo tra il gol del Napoli all'ultimo minuto alla Juve e il suo mandato esplorativo. Ce la si può fare anche in zona Cesarini, quindi. Koulibaly insegna, risponde Sormione, dopo aver spiegato di aver visto la partita a Napoli, a casa di amici. L'ostilità alla Legafico come Koulibaly? Difficile. Fuori di metafora e di scherzo, perché il presidente della Camera ha ricevuto un mandato esplorativo che richiederebbe davvero un miracolo all'ultimo minuto. Non è un caso che sia stato dato a lui il compito di sondare un eventuale margine d'accordo con il PD. Non perché abbia una qualche sintonia con i Dem, che non c'è, ma perché Fico ha cominciato a far politica da sinistra e quindi, in un panorama di parlamentari 5 Stelle post-ideologici e più vicini alla destra e alla Lega, incarna uno dei pochi sensibili a temi cari alla sinistra. Di qui la sua ostilità, poi rientrata, verso la Lega, di qui la sua sensibilità verso temi come l'immigrazione e i diritti dei detenuti, sui quali ha opinioni divergenti rispetto a quelle del ministro in pettore Alfonso Bonafede, che ha un approccio securitario non dissimile da quello della Lega. Il patto con Di Maio, sensibilità che si sono attutite negli ultimi mesi, anche perché Fico ha siglato un patto di ferro con Luigi Di Maio. Dopo un duro confronto a Rimini, nel quale l'allora ortodosso respingeva l'idea che Di Maio assommasse tutti i poteri e avesse anche quello di leader politico, Fico ha ottenuto rassicurazioni e si è messo lealmente al servizio del movimento, rinunciando a ogni velleità di opposizione. I rapporti con il movimento resta, naturalmente, una differenza di stile, di approccio e di idee, tra lui e Di Maio. E resta anche un minimo di diffidenza. Se è vero, come è vero, che tutti gli esponenti di vertice continuano a ripetere come un mantra che si fidano di Fico e che rispetterà il suo mandato istituzionale. Lo ha detto Di Maio, lo ha ripetuto Paola Taverna e ieri lo ha detto anche Riccardo Fraccaro. Il mio caro amico Fico ha tutto il nostro sostegno, ma il nostro candidato premier re resterà Luigi Di Maio. A rigore, se ci fidasse davvero, non ci sarebbe bisogno di ripetere ogni volta, come un ammonimento, la natura terza del suo incarico. Ma Fico non farà scherzi, perché non è nella sua indole e non è nel suo interesse. La partita con il PD si risolverà a breve e si tornerà al vero obiettivo M5S governo con la Lega o, in subordine, urne, punti libri e la giungla. Nel frattempo Fico porterà avanti la battaglia per la quale ha ottenuto il ruolo 501 presidente della Camera, quella sui vitalizi e sul taglio dei costi della politica. E continuerà a interpretare la parte dalla 500 alla 1 presidente del popolo, come ha fatto quando è salito su un autobus prontamente fotografato, con annesse polemiche per il presunto uso di taxi, certificato dagli scontrini, e abuso di passeggiate, protette da scorte a testuggine. Ieri Fico ha twittato sulla giornata del libro indetto dall'UNESCO, spiegando che leggere rende migliore.